Il comune acquisterà dall'ASL il palazzo danneggiato dal sisma dell'ex Inam in via 20 settembre, che sarà demolito per fare in quell'area, almeno queste sono le intenzioni, un parcheggio. Notizia venuta fuori dalla commissione comunale bilancio presieduta da Livio Vittorini. Uno stanziamento da 800.000 euro, almeno questa è la stima dell'Agenzia delle Entrate, per acquisire l'area. La delibera riguarda una variazione di oltre 300 milioni di euro, che sarà iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio. Con la variazione di fine anno andiamo ad appostare sul bilancio comunale più di 366 milioni di euro. La parte preponderante è destinata al completamento della ricostruzione privata del centro storico, delle periferie e delle nostre frazioni. Mi piace evidenziare l'istituzione di nuovi tre capitoli con questa variazione. Il primo, pari a 800.000 euro, destinato all'acquisizione dell'area ex Inam, di attuale proprietà dell'ASL, su cui sorgerà un parcheggio strategico per il centro storico e per cui sono già disponibili 500.000 euro per la relativa progettazione. Andiamo ad irrobustire le politiche sociali di questo comune con l'inserimento di voucher per i soggetti disabili e le fragilità sociali, finalizzato alla fruizione di corsi sportivi, e appostiamo risorse certe e immediatamente disponibili per il Giubileo 2025, per le attività correlate che saranno condivise con la Curia Aquilana e per l'accoglienza a favore dei pellegrini. È una variazione bilancio che segue la linea strategica e di visione di questa amministrazione, con investimenti importanti, ma allo stesso tempo con un occhio sempre attento alla sostenibilità e alla salvaguardia dei conti comunali. Dunque si fa concreta la possibilità di realizzare il parcheggio, anche perché, come si ricorderà, già c'è stata una delibera ASL che dirotta 5 milioni di euro per ristrutturare l'ex Inam, da destinare ad uffici, ad altra iniziativa, in particolare verso un complesso a Collemaggio dell'ex ospedale psichiatrico.